Non c'è la leadership totalizzante, ma la pluralità di leadership. Ma noi siamo sempre stati un partito anticiclico, perché ci accusavano di aver fatto il partito di plastica, che non era, un partito personale in tempi in cui c'erano ancora partiti tradizionali. Oggi noi stiamo avendo un'evoluzione, invece ci stiamo forse trasformando verso un partito tradizionale che fa i congressi provinciali, che si riunisce nei congressi nazionali, e quindi credo che questo sia un buon modello, un modello che anche noi stiamo imparando e che credo ci stia dando degli ottimi frutti. Intanto con le europee c'è il proporzionale, è una perfidia per i due partner di coalizione, noi siamo perfidia, una per Fratelli Italia e una per la Lega. Ma io sono incapace di perfidia, non ce la faccio, sono cresciuta con la Lega e Forza Italia alleati, non ci riesco proprio. Siamo una coalizione molto solida, in questi 25 anni abbiamo dimostrato che si può stare in coalizione, ognuno con la propria identità politica. Certo, la nostra è un'identità liberale, riformista, centrista, chiamiamola moderata, ma ha sempre fatto parte della coalizione di centrodestra e spesso è stata la parte maggioritaria. Noi vorremmo che tornasse ad essere la parte maggioritaria. I sondaggi in questo momento ci stanno dimostrando che siamo sulla strada giusta, perché il nostro linguaggio, il nostro modo pragmatico, serio, molto competente devo anche dire, perché mi riferisco per esempio ai nostri ministri, sta raccogliendo consenso. Credo che le proposte del 1994 alla fondazione di Forza Italia, tutte ancorate intorno al concetto di libertà, oggi siano di grandissima contemporaneità, sono di grande attualità, perché oggi c'è una compressione di libertà a diversi livelli e quindi noi ci battiamo per la difesa dei principi fondamentali di libertà individuali.